Il Signore disse: io sono la via, la verità e la vita. Alleluia. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me, dice il Signore, Gesù Cristo, cari. E il Signore ancora oggi vuole condividere con noi la sua parola. Non siate disubbidienti alla parola di Dio, ma accoglietela nel vostro cuore. Accoglietela, questo grande tesoro che porta salvezza all'anima. Il Signore ancora oggi vuole raccontarci, perché in Lui solo c'è la salvezza, cari. Solo in Gesù Cristo c'è la salvezza. Gloria a te, Signore. Siamo qua nel paese, nella nazione di San Marino, con un caro fratello Steve. Alleluia, per la gloria di Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio. E però condividere il Vangelo, alleluia, in queste strade che sono troppo attratte dal materialismo, dal guadagno, dal denaro. Amen. Che Dio abbia misericordia e libera qualche anima questa sera stessa, alleluia. Gesù disse: venite a me, o voi che avete un'anima travagliata, un cuore rotto, venite a me, tutti voi che avete bisogno, perché io darò riposo alle anime vostre. Il Signore disse che la vera pace, la vera gioia si trova nel conoscere l'Altissimo. La vera pace, la vera gioia si riceve nel ricevere il Cristo Gesù, il Salvatore. Oggi noi ci prepariamo per queste feste diaboliche. Halloween è una festa altamente diabolica, anzi è l'unico giorno nell'anno come il diavolo si esce pubblicamente per mezzo dei uomini, per mezzo dei aiutanti, per festeggiare questa festa. Ecco perché il Signore ancora oggi vuole raccontarvi che c'è pace, bontà, c'è liberazione nella parola di Dio. Il Signore oggi vi vuole accogliere nella gloria, cari, alleluia, perché chi è salvato è già nella gloria. Accogliete il messaggio del Vangelo affinché c'è in giorno, dice il Signore. Avvicinatevi al Signore con un cuore umile. Avvicinatevi al Signore, cari, perché c'è speranza nel nome di Gesù Cristo. Non sarà mica l'intelligenza, la potenza umana, non sarà mica il denaro a salvare le nostre anime, ma è solo Gesù Cristo che è morto per noi ed è risorto affinché ci dia la speranza della vita eterna. Quello che conta, cari di San Marino, è voi che venite a mirare queste cose che un giorno non ci saranno più. Non ci saranno più tutto, dice il Signore Gesù, per i tempi maestosi di Gerusalemme e altrove non rimarrà pietra su pietra, dice il Signore. Quanto tempo stiamo prendendo, cari di San Marino? Il Signore sta tornando. Il Signore torna dal cielo per giudicare il mondo. Quanto tempo stiamo prendendo per salvare la nostra anima? Quanto tempo stiamo prendendo di conoscere con Lui che ci porterà in vita eterna? Quanto tempo ci stiamo prendendo di mascherare il nostro cuore affinché il peccato non entri più in essa? Quanto tempo ancora, dice il Signore, avete da spendere inutilmente? Ora io ti sto chiamando, dice il Signore. Se odi la voce del Vangelo, non indurire il tuo cuore, perché il domani non ti appartiene. Tanti uomini sono molto convinti di sé, tanti uomini sono molto convinti che hanno il possesso della vita, ma il Signore disse: il domani non ti appartiene. Ora il Signore sta facendo un appello alla tua vita, al tuo cuore. Oggi il Signore vuole salvarti dalla schiavitù che tiene schiavo l'uomo. Questa schiavitù significa, è la schiavitù del peccato, cari.
Dice il Signore nella sua parola che per mezzo della disubbidienza il peccato è entrato nel mondo e si è esteso a tutti gli uomini, nessuno escluso. Per la disubbidienza, dice il Signore, non siate disubbidienti in quest'ora di fronte alla parola di Dio. Non fate lo stesso errore che fece il vostro padre Adamo. E così il peccato, dice, per causa della disubbidienza ha fatto schiavi tutti gli uomini. Tutti gli uomini sono sotto la schiavitù del peccato, cari. Ecco perché venne il nostro Signore. Stiamo predicando Gesù Cristo e questo crocifisso, alleluia. Perché su questa croce Lui ci ha dato la liberazione. Su questa croce furono perdonati i tuoi peccati, cara donna. Caro uomo, su questa croce Dio ha messo il suo figlio in posto tuo affinché tu possa vivere. In questa croce il Signore ha inchiodato i peccati dell'umanità, cari di San Marino. Perché il Signore è misericordioso. Alleluia. Cercatelo il Signore finché lo si può trovare. C'è speranza di vita eterna nel nome del Signor Gesù. Prendi, caro. Prendi, che è molto importante. È molto importante delle nostre ricchezze, del nostro denaro. La parola di Dio è il tesoro più prezioso, uomini. Non si compra con denaro l'anima nostra. Alleluia. Gloria a te, Signore. Abbiate fede nel Signore, perché il Signore è il Salvatore dei uomini. Il Signore Gesù venne migliaia di anni fa a morire per tutti gli uomini, affinché tutti gli uomini abbiano la salvezza dell'anima, affinché gli uomini abbiano la liberazione dalla schiavitù del peccato. Perché il peccato non è solo quando noi diciamo una parola cattiva, quando facciamo un'azione cattiva, ma il peccato è una natura che vive dentro nell'uomo, e se l'uomo non si libera da questa natura andrà all'inferno. È molto grave la faccenda, carissimi, non è una storiella. Il peccato produce la morte. Il peccato, dice il Signore, come salario alla morte. Volete morire forse? Non si tratta della separazione del corpo, della carne dall'anima, ragazzi. Si tratta della separazione eterna da Dio. Non stiamo raccontando le favole che voi guardate nella televisione. Stiamo predicando il Vangelo, che è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Avvicinatevi, leggete la Bibbia, leggete il Vangelo, per favore. Ve la chiediamo nell'amore del Signore, alleluia. Di qua si scende giù? No, si va verso un'altra parte dove basicano molte persone. Alleluia. Abbiate fede nel Signore. C'è speranza di vita eterna nel nome del Signore Gesù. Gloria a Dio. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Io non te l'ho detto prima, ci sono molte persone che praticano delle cose un po' occulte. Sì. Molte, molte. Okay. Infatti, gloria a Dio, alleluia. Ci sono molti negozi di armi, sì. Tutte queste cose. Alleluia, sì, ho capito. Abbiate fede nel Signore. C'è speranza di vita eterna nel nome del Signore, cari. Alleluia. La bella chiesa, l'unica bella chiesa, chiesa di Gesù Cristo, cari. Non sono le statue di pietre. Ricordatevi, ragazzi, che la vera chiesa è l'unica chiesa, è quello che Gesù Cristo ha creato. Provate, sforzatevi di far parte di questa chiesa, perché chi non farà parte rimarrà fuori, andrà alla condanna eterna. Vi amiamo nell'amore del Signore, per questo ve la diciamo la verità, cari. Abbi misericordia. Alleluia, Signore. Cercatelo il Signore finché lo si può trovare, cari. Perché c'è speranza nel nome del Signore Gesù Cristo. Tieni, cara, posso lasciarvi un opuscolo? Grazie. Dio la benedica. Grazie.
Cercatelo, leggetela, la parola di Dio, perché produce vita. Dio per mezzo della parola ha creato ogni cosa. Il cielo, la terra e tutte le cose che sono in essa sono creati per mezzo della parola, di questa parola che tanti uomini oggi rifiutano. Dio ha creato la luna e le stelle per mezzo di questa parola che gli uomini oggi rifiutano, e poi dicono che siamo cristiani, e poi dicono che noi amiamo Dio, e poi dicono che noi conosciamo Dio. Ma Dio è amore e pace. Ma io lo so anche se non me lo dice qualcuno. Alleluia. Se io credo. Che sei comunque. Cercatelo il Signore come Egli descrive nella sua parola, cari. Cercatelo il Signore, cari. Perché c'è speranza di vita eterna nel nome del Signore Gesù Cristo. Gesù ha detto: non è dato agli uomini un altro nome per cui debbano essere salvati, solo il nome di Gesù Cristo. E nel tempo, quando Gesù era nel giardino di Getsemani, eppure i farisei religiosi andarono per arrestarlo, uno dei suoi discepoli era armato, cari, ma Gesù disse: togli via quest'arma, perché io sono venuto per salvare il mondo, non per condannare il mondo, non per uccidere il mondo. Il Signore nostro è vita e pace. Il Signore nostro è amore. Il Signore nostro, alleluia, ci insegna di amarci. Il Signore nostro ci insegna di amare il prossimo come noi stessi. Ma nessuno riuscirà a fare questa cosa se l'amor di Cristo non è in lui. Nessuno può amare il prossimo se gli vende la morte. Nessuno può amare il prossimo se continua a vendere la morte liberamente. Ecco perché il tasso delle uccisioni i giorni d'oggi è troppo alto, carissimi, perché gli uomini sono fuori di sé. Gli uomini non sanno più a distinguere la destra dalla sinistra. Dice il Signore stesso nel suo Vangelo che negli ultimi tempi avverrà che il male sarà chiamato bene e il bene sarà chiamato male. Oggi siamo troppo attratti dietro a queste idolatrie diaboliche e senza magari anche la consapevolezza facciamo a vendere le cose diaboliche nei nostri negozi. Ma il Signore oggi ti vuole dire: cerca la sua parola, cerca la sua luce, cerca la sua giustizia, perché senza la sua giustizia nessuno andrà in cielo. Il Signore disse: sii santo perché il Padre mio è santo. Oggi perdiamo troppo tempo nell'accumulare tante ricchezze. Oggi perdiamo tre quarti della nostra vita di fare i viaggi di pellegrinaggio. Ma quanto avrai il tempo di preoccuparsi della tua anima? Tu hai un'anima, cara donna, e questa è molto preziosa per gli occhi di Dio. La vostra anima ha un grande valore per il Signore, perché la tua anima non è polvere come la tua carne. Noi ci sforziamo tutta la vita per accumulare e accumulare. E che cosa serve? Che cosa serve, ditemelo, accontentare questa carne? Ma il Signore disse: non raccogliete tesori qua sulla terra, dove i ladri entrano, saccheggiano, ma raccogliete il tesoro per lassù nel cielo, dove i ladri non possono entrare. Non infastiditevi dalla parola di Dio, ma infastiditevi dal peccato che vi porterà alla morte. Infastiditevi dalle cose della carne, dai desideri della carne. E il Signore disse: i desideri della carne producono carne e producono morte. Sono 4 anni che evangelizzo questi qui. Devi assolutamente abbiate fede in Cristo, cari. Amen. Perché solo in Cristo Gesù c'è la speranza della vita. Oggi gli uomini hanno trovato un aggancio
dove ci stanno tenendo forte anche in questi tempi di pestilenza inventata dai uomini. Ancora noi ci stiamo tenendo forte a questo aggancio, ma quando morirà la carne, questo aggancio non sarà più. Ma il Signore nostro è eterno, cari. Gesù vi sta chiamando in vita eterna, non come quella misera che viviamo ora. Liberati il tuo cuore, invoca il nome di Gesù. Invoca nella tua cameretta, chiedi, Signore Gesù, perdona i miei peccati. Invocalo finché ancora c'è tempo. Invocalo perché il domani non ti appartiene. Non sii così sicuro per il tuo domani. Tanti uomini oggi non hanno vissuto più. Ecco, caro uomo, cara donna, il Signore disse oggi è il giorno della salvezza. Se tu odi il messaggio del Vangelo, non indurire il tuo cuore. Noi ve la chiediamo nell'amore del Signore. Questo è un amore vero che viene dal cielo, perché io non vi conosco e sono qua a predicare la parola della speranza. Io non ho parente nessuno di voi, eppure sto annunciando un Vangelo che salva l'anima. Questo è il vero amore di Dio. Non sto cercando il vostro denaro, non sto cercando la vostra comunione, ma che voi abbiate il comunione con Gesù Cristo, il Salvatore, con Lui che vi porterà in vita eterna. E vi imploriamo nel nome di Gesù, riconciliatevi con il Padre, riconciliatevi, cari. Spezzate questa, oh alleluia, maledizione che il peccato ha alzato tra uomo e Dio. Spezzatelo chiedendo l'aiuto di Cristo Gesù, perché Gesù è morto sulla croce e ha crocifisso tutti i nostri peccati. Ma i tuoi peccati saranno crocifissi se tu credi in Lui. Se tu credi in quest'opera, tu sarai senza peccato, dice il Signore. Ma se tu beffi, il nome di Dio un giorno uscirai davanti al suo giudizio, cara anima. Abbiate fede, cari. Abbiate fede nel Signore Gesù, perché il Signore torna dal cielo, non ci chiederà quanto è importante la nostra religione, ma quanto siete stati ubbidienti alla mia parola, dirà. Lui ha creato ogni cosa per mezzo della parola. La religione non creò nulla su questa esistenza. L'ha trovato tutto creato dal nostro Dio. Ecco perché Gesù ha predicato la parola. Perché la parola ha la potenza creatrice, ha la potenza che dà vita, cara signora. Prendila. Grazie, grazie. Io prendila, sono cara. Cattolica, sono a posto, lo so. Ma Gesù è anche il Dio dei cattolici. Allora perché la rifiuti? Perché ce l'ho. Perché il Signore dice, non chiunque mi chiama Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli. Non dobbiamo prendere troppo alla leggera. Io veramente vi dico con cuore, oggi il Signore ci manda qua, ci ha alzato dalle nostre famiglie. Sente, sente, cari, perché voi non siete sordi. Cercatelo il Signore. Non illudetevi nei vostri pensieri, perché sono pensieri che un giorno non valgeranno nulla. Quando Gesù tornerà, non saranno i vostri pensieri mica a salvarvi, carissimi, ma sarà l'ubbidienza alla parola di Dio, cari. Portate questa ubbidienza a colui che vi ha creati. Liberatevi dalla schiavitù del peccato finché ancora c'è tempo. Invoca il nome di colui che può perdonare i tuoi peccati. Non è l'Ave Maria che perdona i tuoi peccati, ma è Gesù Cristo che è morto per perdonare i tuoi peccati. Invoca il nome di colui che è al di sopra di ogni altro nome. Invoca il nome di colui che Dio disse che io non ho dato un altro nome ai uomini per cui debbano essere salvati. Sapete, cari uomini, che non si accontenta la carne per sempre. Un giorno questa carne morirà. Riflettete, per favore, ve la diciamo nell'amore del Signore. Questo corpo un giorno non ci sarà più. Cosa succederà con la tua anima? Cosa succederà? Dove la stai conducendo la tua anima? Avvicinatevi al Signore.
perché ancora c'è speranza, cari. C'è speranza ancora, cari. Perché il nemico delle nostre anime, il diavolo, il Satana, è quello che vuole, cari. Cari di San Marino, lui vuole questo, affinché l'anima tua sia smarrita per sempre. E sappi che non ti aiuteranno mica le tue corna, i tuoi ferri di cavallo, oppure tutte le bestemmie che fai, ma il Signore dice c'è speranza, c'è un nome, cari, Gesù Cristo si chiama. Chiudete la porta al peccato, non la chiudete alla speranza di Dio, perché il Signore vuole entrare nel tuo cuore in questa sera, vuole liberarti dalla schiavitù del peccato, perché il tuo cuore giace nelle tenebre, il tuo cuore è schiavo del peccato, perché se Cristo non è il Signore della tua vita, allora ancora tu sei nelle tenebre, ancora tu sei nel peccato. E dice il Signore, il peccato come salario alla morte. Ma il Dio, questo vi manca, Signora, vero? Vi manca solo l'amor di Dio per salvare le vostre anime. Non ci sarà mica la vendita, possiamo vendere tutto un botto. Posso comprarti tutto quanto il tuo negozio in quest'ora? Ti salverebbe? Un po' sì. Un po' sì. E poi, indomani, tu riempirai di nuovo il tuo negozio, che magari verrà qualcun altro a comprare. Ma non si compra labbra, anima non si compra con denaro. L'anima ce l'abbiamo buona, guarda, ogni giorno. Signora, serve l'ubbidienza, signora. Tanti dicono Signore, Signore, ma lui dice che non chiunque mi chiama Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Ma chi fa la volontà del Padre? Dovete essere una vita in ubbidienza alla parola di Dio, cari. Tieni, signora, posso offrirtelo? È gratis. Prego. Dio la benedica. Grazie. Gli abbiamo fatto già i tamponi, perché la parola di Dio non può essere mai contaminata. Dio vi benedica, alleluia. Cercatelo il Signore finché lo si può trovare. Gloria a te, Signore, alleluia. Liberatevi dall'idolatria. Ogni cosa che attraia il tuo cuore al di sopra di Dio si chiama idolatria. Il Signore ti chiama, liberati dalla tua idolatria. Libera dai idoli che tengono schiavo il tuo cuore. Liberati. Ora in questo giorno il Signore ti sta facendo un appello nella tua vita. Apri il tuo cuore al Signore. Il Signore disse, io non sono venuto per giudicarvi, anche se lui lo sa che l'uomo vive nel peccato. Ma Gesù disse, io non sono venuto per giudicarti, sono venuto per salvarti. Amen. Se Gesù disse che è venuto per salvarci, sappiate che abbiamo bisogno di essere salvati, ragazzi. Perché il cuore dell'uomo è sotto la schiavitù del peccato, è sotto condanna. Cercatelo il Signore, scampate all'ira di Dio che sta per scendere su questa terra. Oh, alleluia. Abbi misericordia, Padre. Stendi la tua mano, Signore. Oh, alleluia, gloria a te, Signore. Questo qua è una nazione fatta in pietra, Signore. Gloria a te. Ma i cuori dei uomini sono più duri di queste pietre, Signore. Ammorbidiscili, Padre, per la tua grazia. Alleluia. Gloria a te, Signore. Amen, amen, amen. Gloria a te, Signore, tanti negozi, tanta compravendita, alleluia, perché il preoccupazione di questa vita ha tratto il cuore dell'uomo e nessuno si ricorda più del Vangelo, nessuno si ricorda più che ha anche un'anima da proteggere come proteggiamo la carne. Abbiamo anche un'anima da proteggere e sappiate che la carne o la proteggiamo o no, morirà lo stesso un giorno, ma l'anima non muore mai, ragazzi. Avvicinatevi alla parola di Dio, leggete la Bibbia, per favore. Non c'è più una speranza, ragazzi. Molto presto il Signore tornerà dal cielo. Pure io non credevo. Ma lei ci crede. Pure io non credevo un giorno, ma vedi, nulla è impossibile al Signore. Basta che abbi un cuore umile, caro ragazzo. Hai un'anima dentro di te, lo sai? L'anima del petrolio.
No, no, ma non c'entra niente. Se gli piacciono i peperoncini, anche a me mi piacciono, ci mancherebbe. Però l'anima mia non mangia il cibo terreno. L'anima mangia un cibo celeste. E quando l'anima si presenterà davanti al Signore, mica gli daremo da mangiare peperoncini. Lì ci sarà chiesto conto, ragazzi. Nel tempo che ti ho visitato, dirà il Signore, tu non sei stato attento a ricevere il mio richiamo, la mia parola. Cercatelo il Signore finché lo si può trovare, perché c'è speranza di vita eterna nel nome di Gesù Cristo, cari. C'è speranza di un'altra vita che non finirà mai. Questa vita molto presto non ci sarà più, ma questo che verrà, che apparterà a tutti gli uomini, nessuno scamperà la vita eterna, anche se gli uomini credono o non credono, andranno lo stesso in vita eterna. Però il Signore ci dice nella sua parola che c'è una vita eterna nel suo paradiso, c'è una vita eterna nell'inferno, ragazzi. Dobbiamo abbandonare il peccato, perché il peccato produce morte. Il peccato separa da Dio, cari. Non siamo testimoni di Geova. Alleluia, siamo predicatori del Vangelo, Signore. Predichiamo il Vangelo del nostro maestoso Signore Gesù, come fecero i nostri antenati apostoli. Alleluia. Gloria a te, Signore. Abbiate fede nel Signore. Cercatelo il Signore finché lo si può trovare. Liberatevi dall'idolatria, ragazzi. L'idolatria è una grave cosa davanti a Dio. L'idolatria è una grave cosa, pericolosa per la tua vita. Cerca il Signore, Lui può liberarti. Lui può salvare la tua anima. Lui può togliere il peccato dalla tua anima che ti sta portando alla morte. Perché tutti gli uomini muoiono continuamente senza Cristo, ma non solo la morte fisica, ma muoiono separati da Dio e su di loro caricano la condanna. Tutti gli uomini che muoiono senza Cristo nel proprio cuore muoiono sotto la condanna, ragazzi. Ecco perché il Signore non trova i tempi belli, non trova i posti lussuosi per poter predicare la parola, perché Gesù Cristo non stava chiuso nelle sinagoghe quando predicava il Vangelo, ma andava dal paese al paese, dalla montagna alla montagna, a predicare il Vangelo della speranza, perché solo in Gesù Cristo c'è la speranza della vita eterna. Avvicinatevi con un cuore puro. Il Signore conosce i sentimenti del cuore. Anche se tu dici che sei una brava persona, che fai la tua preghiera, ma il Signore conosce i sentimenti del tuo cuore. E dice nella sua parola che non chiunque mi chiama Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Uditela la parola, perché è per voi. Non rifiutatelo. Vero, non vi porta un guadagno immediato e fisico come voi siete abituati, ma ti porterà un guadagno eterno, ti salverà la tua anima dal peccato. Questo è il guadagno che offre il Signore, caro uomo. Non siate insensati, perché tutto ciò un giorno non ci sarà più. Tutta la terra, dice il Signore, con le cose che sono in essa passerà oltre. La mia parola, dice il Signore, rimarrà in eterno. Ecco perché oggi siamo qua nel vostro paese a predicare questa parola, alleluia, per la gloria di Dio. A Dio sia tutta la lode, l'onore e la gloria.